lavori del ponte a San Nicolò stanno procedendo secondo i programmi, ormai siamo addirittura ad arrivo, se il tempo ci dovesse assistere in questi ultimi giorni riusciremo magari anche ad anticipare di qualche giorno la riapertura del ponte stesso, ecco, ormai sì. Si parla comunque della prossima settimana, la speranza è quella di riuscire ad aprirlo direttamente nei primi giorni della prossima settimana. Il termine, lo voglio ricordare, è per mercoledì notte della settimana, della prossima settimana. C'è un leggerissimo ritardo per la pioggia che c'è stata sabato, ma fortunatamente ieri c'è stato un bel sole, il sottofondo si è asciugato, perciò oggi siamo partiti con le opere di impermeabilizzazione, che sono le opere più critiche da questo punto di vista, perché devono essere assolutamente fatte su un sottofondo asciutto, non deve assolutamente piovere, perciò se il tempo tiene fino a domani, diciamo che il grosso del rischio di ritardo è scongiurato. Ci sono stati sicuramente degli imprevisti che hanno magari fatto perdere alcuni giorni, ma questi imprevisti erano comunque all'interno della pianificazione, perché quando c'è un'opera da realizzare così importante, comunque i contrattempi capitano per forza. Perciò insomma, siamo molto soddisfatti e aspettiamo ancora una settimana per finalmente vedere riaperta la viabilità di questo snodo veramente importante per la nostra provincia. Invece per quanto riguarda Castelvetro? Sì, abbiamo deciso di rallentare il cantiere, perciò di sospendere i lavori per evitare la concomitanza con il cantiere sulla 21, e nei prossimi giorni andremo d'accordo con i gestori della 21. Perciò a seconda di quanto verrà ridotto il disagio sulla 21 stessa, potremo cominciare con il nostro cantiere, che ricordo prevederà un passaggio a senso unico alternato.